Buonasera e ben ritrovati a Genitori si diventa. Questa sera parleremo di conflitti tra genitori e figli quando i figli sono un po' più grandicelli, quindi in età non delle elementari, ma naturalmente nel periodo preadolescenziale e adolescenziale. Lo faremo con Emanuela Trainito, psicologa e psicoterapeuta dell'US 16 di Padova e responsabile di Contatto Giovani, che avremo modo di conoscere poi. Vi ricordo naturalmente la mail della trasmissione e la blog, sempre aggiornato su tutte le iniziative che vengono realizzate, tra l'altro nel Veneto, non solo a Padova, iniziative particolari come scuole e genitori, gruppi di parola o quant'altro. Anzi, vi invitiamo a spedirci queste iniziative in modo che le possiamo proprio inserire nel blog, come già stiamo facendo. Detto questo, parliamo subito di conflitti genitori e figli, conflitti che ci sono inevitabilmente, è quasi naturale. Poi dipende ovviamente come sfociano questi conflitti, dove vanno a finire, immagino. Certamente. Beh, i conflitti sicuramente ci sono presenti anche di questi tempi nel rapporto tra genitori e figli. Stiamo parlando di figli da una certa età in poi, lei ha detto giustamente dall'età preadolescenziale. Forse la prima cosa da dire è che c'è una notevole anticipazione degli aspetti o dei comportamenti adolescenziali di ribellione, di opposizione nei confronti dei genitori, che si trova appunto, si colloca già nell'età preadolescenziale, diciamo nell'età delle scuole medie, e quindi c'è un'anticipazione rispetto ad anni fa sicuramente. E riguardo al discorso del conflitto in generale, se permane comunque un aspetto di conflitto, ci sono notevoli cambiamenti. Questi riguardano il fatto che i genitori hanno molta difficoltà a mantenere o a tenere delle posizioni di estrema severità, rigidità, e sopportano con molta difficoltà il fatto di sentirsi, per esempio, cattivi, uso questa parola, nei confronti dei figli, troppo normativi. Questo modifica sicuramente anche la dimensione del conflitto e ne modifica un po' la natura in qualche modo. Ci sono degli aspetti, per esempio, più subdoli attraverso i quali il conflitto si manifesta. Ci sono vari modi. Allora, prima di entrare appunto nella nostra chiacchierata, vi voglio proporre il servizio appunto su Contatto Giovani, che è uno spazio gratuito per i ragazzi in età preadolescenziale o adolescenziale, dove possono sfogarsi, se così si può dire, chiedere informazioni e anche aiuti. Guardiamo. E ancora bussa alla tua porta. E io vengo con lei. E non so né perché né come mai. Si chiama Contatto Giovani ed è uno spazio aperto ai giovani dai 14 ai 21 anni, offerto gratuitamente dall'ULS 16 di Padova. Uno spazio di ascolto, senza appuntamento, che offre sia assistenza psicologica che sanitaria, in particolare ginecologica. Il servizio è aperto due pomeriggi alla settimana, lunedì e mercoledì dalle 15 alle 18, nella zona degli istituti universitari. I ragazzi arrivano nel pieno anonimato, muniti solo di tessera sanitaria per l'eventuale visita sanitaria, soli o accompagnati da un amico, raramente da uno dei due genitori. Il momento più delicato è certamente quello dell'accoglienza. Oltre ad essere un luogo fisico, la stanza in cui siamo è un luogo fatto di persone, quindi si cerca di trasmettere quello che è il sentimento dell'accoglienza, quindi da subito instaurare con loro una relazione che sia empatica, che sia di rispetto, che faciliti un clima in cui è possibile poi da parte del ragazzo far emergere i bisogni vissuti, le cose di cui sente di aver bisogno. Spesso vengono a chiedere di poter parlare, paradossalmente, perché ci sono delle cose che hanno da chiedere, che non capiscono di loro stessi, anche cose evolutive, insomma, della fase adolescenziale, non per forza patologiche, che però non hanno un interlocutore, diciamo, adulto, di cui si possono fidare, che sia comunque anche un estraneo, no? Quindi non abbia dei secondi fini poi quando gli risponde, no? I numeri del centro relativi al 2009 parlano di 358 utenti e di 1952 prestazioni effettuate. In particolare 267 hanno riguardato colloqui su vari temi, 266 informazioni sull'uso degli anticoncezionali, 206 le visite ginecologiche. Per quanto riguarda le problematiche più frequenti, sono i problemi familiari a fare da padroni, seguiti da attacchi d'ansia e di panico e da problemi scolastici d'apprendimento.
Rispetto agli anni passati è aumentata la richiesta di consultazione da parte dei genitori. Ben 87 colloqui hanno visto entrambi i coniugi presenti. In particolare al centro dei colloqui il conflitto genitori-figli, quando c'è e non viene celato da un velo di indifferenza o di mancanza di dialogo. Quello che mi viene in mente adesso è che molte volte i genitori dicono: ma quando eravamo giovani noi, non avevamo niente, voi avete tutto, vi annoiate. E questa noia qui, e questa è la cosa più sbagliata che si possa dire a un ragazzino che è in difficoltà. Coi genitori hanno dei conflitti, dicevo, spesso conflitti tipici dell'età adolescenziale, spesso invece dei conflitti che, da cui poi ne risentono negli studi, nelle relazioni e nel benessere psicologico in generale. Conflitti che derivano o da, diciamo, conflitti familiari a monte in cui loro un po' si ritrovano dentro, oppure conflitti che derivano nel dover in qualche modo rispondere a ciò che i genitori vogliono, potremmo dire, chiamarlo il figlio ideale, no? Che di solito invece è differente poi dal figlio reale, che è quello che hai veramente con i propri interessi e le proprie voglie di fare il suo percorso, no? E queste due cose spesso non si incontrano e quindi... Di spessore anche l'attività nelle scuole, in particolare quella di educazione alla sessualità e all'affettività, che ha coinvolto quasi 3.000 ragazzi, 19 scuole e 133 classi. Incontri che sono serviti anche per pubblicizzare il servizio e consentire dunque una maggiore fruizione da parte degli utenti giovani. Questo è il quadro generale di Contatto Giovani. Effettivamente da voi arrivano le problematiche più, tra virgolette, in voga, tra cui appunto anche i conflitti genitori-figli. Abbiamo sentito che spesso i ragazzi arrivano da soli, non con i genitori, magari si sfogano. Quando il conflitto c'è e non è sopito? Perché c'è anche questa problematica. Sicuramente c'è anche questa problematica che riguarda, come dicevo prima, gli aspetti più subdoli del conflitto, che si possono manifestare per esempio anche attraverso dei sintomi, una situazione chiaramente che, a cui sottostà un conflitto, per esempio, è quella dei disturbi alimentari. Infatti ho sentito che appunto i numeri si parlava anche di disturbi d'ansia, molti. Disturbi d'ansia sicuramente, anche se il disturbo d'ansia può essere legato a problematiche varie. Non è detto che sia legato specificamente a una situazione di conflitto nei confronti dei genitori. Può essere più spesso invece collegata a una situazione di difficoltà di separazione, qui non sottostà il conflitto, ma piuttosto un legame molto stretto, quindi un'assenza di conflitto, la difficoltà semmai ad affrontarlo e a pensare che ci possa essere. Ma perché manca il tempo o perché del confronto? In questo caso è difficile staccarsi dalla mamma, soprattutto dalla mamma immagino, o dal papà, che sono presi anche come modelli. Non credo che sia una questione proprio di tempo mancante, che comunque è un grosso problema in generale nei problemi nell'educazione dei figli oggi, no? La mancanza di tempo, visto che anche le donne lavorano anche a tempo pieno, sono molto occupate. Però è qualcosa che ha le sue radici nel passato, all'inizio delle relazioni, nei primi tempi delle relazioni, che sono molto fondate su degli aspetti proprio di identificazione e di degli aspetti di grande attenzione ai bisogni dei figli e alla difficoltà, per esempio, di pensare che possano avere delle frustrazioni e che possano soffrire. Quindi viene evitato al massimo, in qualche modo, la difficoltà, la prova. Si, no? Cerca di preservarli dal dolore. Di preservarli dal dolore, ma anche non solo dal dolore, che vorrei dire è umano, è impossibile del resto che i genitori possano svolgere questo. Comunque vengono preservati anche proprio dalle difficoltà, dagli ostacoli. Questo rende tutto molto più difficile nella fase della separazione, quando si deve proprio crescere. Poi ci sono i conflitti tra virgolette naturali, quando i figli si ribellano, quando non vogliono sottostare a determinate regole. Allora lo vediamo proprio in un piccolo spezzone del cartone animato Lilli e il Vagabondo 2. Torna subito qui! Pianta, prendi palla! Ho detto torna subito qui! No, 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 no!
campo. Oh no, che disastro. Stavolta hai proprio esagerato. Non mi resta altro da fare. Certi cani hanno bisogno delle maniere forti. Qualche giorno alla catena ti farà calmare. Mi dispiace, piccolo, ma non so più che fare con te. Così impara. È davvero incorreggibile. Se l'è proprio cercata. Ora dobbiamo rifarci il bagno. Prima io! No, prima io! Prima io! Sempre tu! Viaggio. Per me, Gianni caro, ha fatto proprio bene a incatenare quel diavoletto. Oh, Biagio, non è mai stato legato prima d'ora. È solo un cucciolo. Deve comportarsi secondo le regole della casa. È la ferrea disciplina che fa di un cucciolo un cane adulto. Tu sei cresciuto bene anche senza? È vero, bimba, ma io ho trovato te. E se non fosse stato per te, sarei finito al canile. Dai, cerco solo di proteggerlo. Lui un giorno capirà, vedrai. Beh, forse avrebbe bisogno di capire oggi stesso. Ti ho portato da mangiare. Ah, mi dispiace tanto, ma devi imparare a comportarti come si deve. Date sempre a me la colpa di tutto quanto. Sai, a volte può essere difficile vivere in famiglia. Bisogna seguire certe regole. Ma io voglio essere libero e randagio come un vero cane. Figliolo, il mondo fuori di qui è pieno di pericoli. Qui invece hai una famiglia che ti vuole bene. Solo se mi comporto come dici tu. Papà, io non sento di appartenere a questa casa. Tu l'hai mai avuta questa impressione? Ma certo, anch'io ero come te quando avevo la tua età. Non sei mai stato come me. Hai fatto il cane di casa tutta la vita. Che ne sai tu? Oh, molto più di quanto immagini. Ascolta, sto solo cercando di proteggerti. E come? Facendomi incatenare? Le regole sono queste, figliolo. Non sento dire altro che regole, regole e regole. E questo non si fa, e quest'altro non si fa. Ma insomma, che mi servono i denti e le unghie se non li posso adoperare? Smettila di ululare! No, non ci riesco. Tutti i cani randagi lo fanno. Non ammetterò mai comportamenti del genere in questa famiglia. Se è così, io non ci voglio stare in questa famiglia. Che ti piaccia o meno, Zampa, è questa casa tua. Non te lo scordare. E finché non ti comporterai come si deve, dovrai restare fuori tutte le notti. Tipico conflitto con soprattutto il maschietto, con il papà e le famose regole che bisogna imporre, ma poi bisogna vedere anche come vengono imposte. Certamente, anche perché le regole vengono imposte in modo molto soft, diciamo, fin dall'infanzia, e quindi è molto difficile cambiare completamente registro nel momento dell'adolescenza, quando sarebbe proprio necessario che le regole fossero piuttosto decise e chiare e imposte anche con una certa severità. È molto difficile proprio questo cambiamento di registro, quindi la difficoltà che noi vediamo nei ragazzini preadolescenti a rispettare le regole, e anche nei bambini più piccoli, deriva proprio dal fatto che nelle famiglie è difficile darle le regole. Perché c'è proprio stato un cambiamento. Uno dei nostri maestri è il professor Charmé, che ha scritto di tutto e di più nel modo migliore sull'adolescenza, e lui parla proprio del cambiamento della famiglia normativa, che è stata la famiglia fino a un certo periodo, fino forse all'inizio degli anni Ottanta, dalla famiglia normativa, dicevo, alla famiglia affettiva. Quella dei giorni nostri è la famiglia affettiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che i genitori tra virgolette pretendono di dialogare con i figli e di far passare il messaggio dell'amore e dell'affetto più che il messaggio delle regole. Questo si fa perché ti voglio bene, non perché è giusto così, non perché esiste una scala di valori.
questo è un po', diciamo, l'assetto della famiglia affettiva, e da questo deriva la difficoltà poi a dare delle regole. Tra l'altro poi bisogna vedere anche sempre la mamma e il papà in che modi impongono le regole, perché poi ci sono modalità, non dovrebbero esserci, ma a volte ci sono modalità diverse di dettare le regole ai figli. Ma il fatto che ci siano delle modalità diverse forse non è sbagliato, forse è meglio essere d'accordo sui contenuti più che sulle modalità, che ci siano dei registri diversi, dei codici diversi da parte del padre, da parte della madre, credo che sia una cosa in realtà molto giusta, che è un po' sempre stata e che adesso va tanto sfumando, no? Quindi sarebbe tanto bene che ci fosse una discreta adesione e una discreta concordia sui valori, sul modo di imporli. Credo che sia bene, sarebbe bene, ecco, che ci sia proprio la differenza tra il registro maschile, il registro paterno, diciamo, e il registro materno. Questo permette anche proprio di giocare molto meglio nel dialogo poi con i figli, insomma, perché avere un fronte unito. Non è sempre importante. A volte però i limiti vengono superati, soprattutto quelli del rispetto da parte dei figli nei confronti dei genitori. Guardiamo un pezzettino di questo film, Ricordati di me, di Muccino. Valentina, abbassa! Pensi che non posso farcela? Dimmi solo se ho qualcosa da invidiare le altre. Non sono bella e maledetta? Allora, che pensi? Ma sono tutti qui per la stessa cosa. Mamma, certo, no? Valentina! Oi! E che fate, capelli? Come so? Beh, non lo so, però stai benissimo. Non sappiamo cosa cercano, se bionde o more. Allora... Sono le mie diverse. Sì. Fanno cantare almeno tu nell'universo. No, cantare no. Sfama pure che non gliene frega niente a nessuno. Quello che vogliono è solo l'atteggiamento. Vale. Senti, volevi questa opportunità, noi te la stiamo dando. Però tu adesso mi devi promettere che non ci rimani male quando non te l'hanno presa. Hai capito? Ho capito che mi stai portando sfiga. Anna Fezzi e Valentina Ristuccia. Nome, cognome, taglia, peso, altezza e numero di telefono. Ciao Ila. Ciao. Senti, vuoi un passaggio a casa, ti va? Ma perché ogni volta che mi vedi fai sta faccia da cane bastonato? E questo è quello che pensi? Sì. Ok, vieni un attimo. Mi dirà Paolo. Ti devo dire una cosa in privato. Ma che c'è? Allora, quando io sto con te, non so mai né cosa dire né cosa fare, perché è chiaro. Se tu mi tratti come un coglione, io mi ci comporto. Io non voglio far comportare da coglione nessuno. Appunto, allora parliamone. Ma non è colpa mia. Lo so, è colpa mia. È che tu mi piaci da morire. E mo te l'ho detto. Paolo, tu ti senti inferiore a me, c'è qualcosa che non va, Non so, dammi un po' di tempo. Facciamo una cosa. Vai. Smettiamo di vederci per un po'. Poi, quando tu pensi di star meglio, se ti va, ci rivediamo. Bene, così? No. Dai, vediamo andare. Ciao. Che figlio di... culo! Episodi diversi che riguardano l'adolescenza, mi viene in mente la ragazzina che trattava male la madre, anzi c'era questa distanza anche fisica della camminata. Qui forse il rispetto è mancato, perché alla base di tutto ci deve essere il rispetto. Sì. Questo è uno dei grandi cambiamenti, che forse da parte dei ragazzi non viene inteso come una mancanza di rispetto, ma piuttosto come una sorta di analfabetismo riguardo al fatto che esistano delle differenze generazionali, no? E riguardo al fatto che se tu puoi andare a quel paese e dire una parolaccia o parlare in un certo modo con i tuoi amici e compagni di scuola, lo stesso non potresti fare con i tuoi genitori, no? Questo era un aspetto molto presente, interiorizzato nelle generazioni precedenti, che in queste generazioni sembra proprio essersi annullato, per cui sentono come una sorta di parità,
Quindi se il genitore non esiste per loro, soprattutto in certe situazioni, una diseguaglianza, comunque un piano diverso, nel momento in cui per esempio si riceve un rimprovero, esiste secondo loro la possibilità di ribattere sullo stesso piano, no? Quindi l'autorità proprio non viene riconosciuta, l'autorevolezza bisogna che sia riconosciuta conquistandosi, l'autorità non esiste proprio. Tra l'altro questo capita anche ovviamente nella scuola con gli insegnanti. Questo capita nella ancora scuola, di più, forse. Proprio, e tra l'altro c'è proprio una sorta di equivoco comunicativo, perché i ragazzi non riescono a capire perché a volte vengono rimproverati, per degli comportamenti che non capiscono essere non adeguati o scorretti. E gli adulti, quando i ragazzi si in qualche modo controbattono, scambiano questo controbattere, questo loro controbattere, per una sorta di per un attacco aggressivo, che non è proprio così. Questa è proprio la distonia comunicativa su cui bisognerebbe in qualche modo ritrovarsi e capirsi. Allora, guardiamo anche un'altra spezzone di film, tra l'altro un film che è proprio uscito in questi giorni, che quindi possiamo vedere nelle sale cinematografiche, questo è il trailer, Genitori e figli, agitare bene prima dell'uso, con Luciana Littizzetto. Tu vuoi andare a vivere in un residence, vuoi lasciare papà da solo, vecchio com'è? Sì, ma voglio dire, sono 50 anni che state insieme. Ma se papà non ti ascolta, perché è sordo? Non è incompatibilità, è sordità. Genitori e figli, istruzioni per l'uso. Perché i genitori non è che sono una categoria che nasce giusto per rompere i coglioni ai poveri figli. Ma sei cretino! Adesso tutti insieme siete diventato razzista! Ma almeno lo sai cosa vuol dire essere razzista! Sì, è quando ti fanno schifo quelli che vengono dagli altri paesi. Ecco, lo so. Fabrizio Cafiero, per me era il più figo della scuola. Non mi aveva mai guardata e ora, per la prima volta, mi prestava delle attenzioni. Ma cosa lo volevi fare tu? Ma non è mica una cosa che si fa a comando! Ma tutte le mie amiche l'hanno già fatto! Chi se ne frega delle tue amiche? Cos'è, una gara chi la smolla prima? Ce ne sono milioni come te di ragazzi, in fila, pronti alla scorciatoia, alla vita facile! Sì, Luigi, ha ragione papà, è un po' umiliante. 6 milioni di italiani guardano il Grande Fratello! Siamo tutti dei coglioni! Sì! Scusa, non mi chiedere. Scusa. Arriva amore! Oddio, che vergogna! Clara! Le liti tra i miei genitori erano continue. Io, per non ascoltarli, immaginavo che pronunciassero solo una sfilza di numeri. Tu sei più o meno intelligente dei tuoi amici? Più intelligente. Per una donna l'intelligenza è importante. Più delle tette e il culo. Ma che tu non la pippa la cocaina? Che dici, sarà forfora. Che schifo, ma come forfora? Porca troia, c'è mia madre. Per te sarà finita, per me non è finita manco per niente. Io non sono fatta per fare l'amante, ho la faccia da cane. Ma l'ho capito, sei lui che è alto o tua madre che è bassa? La perdita della virginità, Nina, è come il tuo primo giro di boa. Ma questa è una perla, va sparata subito in rete. No, dai, non facciamo cazzate, poi se lo scopre... Ma che, tuo padre va su internet? Partito. Esisteranno un paio di genitori che non litigano mai? E se sì, dove li posso acquistare? Qui c'è un'altra questione, quella dell'esempio che danno i genitori ai figli, perché poi alla fine ci si basa proprio sull'esempio pratico. Sicuramente, e qui voglio dire, nascono sicuramente tante difficoltà in più rispetto al passato, il discorso dell'esempio, perché oggi le famiglie, sappiamo, hanno degli assetti molto diversi rispetto a una volta, ci sono moltissime situazioni in cui i genitori sono separati e quindi in questo caso si può, come dire, perdere di autorevolezza in qualche modo, no? Per via proprio dell'esempio. E quindi si può essere meno credibili quando si cerca di essere, come dire, normativi e si cerca di porre delle regole. E c'è una grande complessità nelle famiglie di oggi. E sicuramente, per esempio, nella fase adolescenziale avere dei genitori separati è un elemento in più di complessità
per il superamento, insomma, per determinate difficoltà, per il percorso di crescita. Guardiamo allora anche che cosa ci propongono Donatella Lombello, la professoressa Lombello e Marni Campagnaro a proposito di libri proprio sui conflitti tra genitori e figli. Benvenuti all'appuntamento di oggi che ha per tema conflitti genitori figli. Anche qui la produzione editoriale è piuttosto ampia e noi abbiamo scelto tre esempi da suggerire. Anzitutto la nostra Christine Nöstlinger, che abbiamo già imparato a conoscere, che ci propone un libro dal titolo Mamma e papà me ne vado. Qui il conflitto è appunto tra la figlia, che è una pasticciona in famiglia, è giudicata così, per cui c'è un continuo conflitto con i fratelli e con i genitori. Ad un certo punto questa ragazzina, per sentirsi meno sola, adotterà un gatto, però questo gatto non è assolutamente amato da nessuno e naturalmente i motivi di attrito si moltiplicano e quindi non resta altro alla protagonista che di allontanarsi da casa e di andare a raggiungere ovviamente chi? I nonni, ed in effetti sarà accolta dal nonno con grande complicità e con grande affetto finché i genitori poi non la raggiungeranno e non si risaneranno tutti gli equivoci. Interessanti sono i dialoghi che si vengono a istituire qui, appunto di analisi e di riflessione su questa difficoltà di relazione. Il secondo esempio che vogliamo proporre è un libro di Pete Johnson dal titolo Come addestrare i genitori. È la storia di un trasferimento, in un'altra zona della città, è la storia di un inserimento in una scuola molto rigida e di altissimo livello che il protagonista definisce secchionopoli. È la storia di una serie di difficoltà appunto con i professori e quindi con i genitori per il cattivo rendimento del protagonista, che è un ragazzo, Luis, molto ricco di battute, di gag, di umoristiche situazioni in cui egli riesce a aggirare una serie di problemi e di ostacoli che gli provengono appunto dal suo cattivo rendimento scolastico. Miglioreranno le cose nel momento in cui incontrerà Maddy, che diventerà sua complice in una possibilità di arrivare a fare un provino in televisione senza che i suoi genitori sappiano nulla. L'intreccio è realizzato attraverso la forma diaristica e l'intreccio si complica nel momento in cui il suo compagno di banco, Teo, che è appunto un ragazzino modello, studiosissimo, che prende sempre il massimo dei voti, scompare da casa nel momento in cui proprio anche Luis se ne va a fare questa audizione. I genitori vanno alla ricerca di questi due bambini e alla fine il principio di addestrare i genitori rendendoli non partecipi alla vita quotidiana e alle difficoltà quotidiane di questi protagonisti adolescenti sarà un principio che vedrà, scricchiolerà e vedrà delle grossissime incrinature. Ed in effetti il libro si concluderà con una riappacificazione e con un incontro, un'agnizione finale in cui i sentimenti reciproci avranno la meglio. Con questo abbiamo concluso questa tematica che è appunto piuttosto complessa e vi salutiamo al prossimo incontro. Arrivederci. Questi erano i consigli sui libri rispetto all'argomento. Abbiamo 30 secondi, le chiedo di dare un consiglio ai genitori che ci stanno ascoltando in merito proprio ai conflitti. In merito ai conflitti, è difficile dare consigli, io sono una psicologa che fa fatica a dare consigli, comunque direi prima di tutto di non averne troppa paura, perché oggi i genitori tendono ad avere tanta paura dei conflitti, come se fossero qualcosa da attraversare senza speranza, fanno parte assolutamente della vita e delle relazioni, di non averne troppa paura. Di riuscire a mantenere una certa distanza variabile dai figli adolescenti, questo è molto importante, gli adolescenti richiedono una capacità di tenere delle distanze di volta in volta per le quali loro danno dei segnali e questo lo stesso è molto importante. E poi
un'altra cosa che mi sentirei di dire, è di stare molto attenti a dei messaggi, come dire, subliminali che sottintendono una difficoltà e un atteggiamento conflittuale dei figli nei confronti dei genitori, come per esempio i problemi con il cibo, come dicevo prima, e anche le difficoltà scolastiche spesso hanno una dimensione d'allarme conflittuale. Perfetto, allora noi la ringraziamo per il suo prezioso contributo, in bocca al lupo per il Contatto Giovani e per tutte le altre attività. Noi con Genitori si diventa ci fermiamo qui, naturalmente ci ritroviamo anche la prossima settimana, parleremo di un argomento importante, quello della disabilità e dell'integrazione tra i ragazzi. Buona serata, arrivederci.